La presenza nelle nostre piazze di un numero sempre più ampio di specialisti che si occupano anche di patologie e anche di attività di prevenzione, in attività diverse da quelle che sono gli screening tradizionalmente riconosciuti, vuole essere un incipit importante per radicare nella convinzione della gente che l'attività di prevenzione è importante, è fondamentale, è un atto di amore per se stessi ed è un atto di amore per i propri cari. Avvicinare alla cultura della prevenzione la nostra popolazione significa assicurarne un futuro più certo dal punto di vista dello stato di salute e questo penso che sia un obiettivo importante perché è proprio sulla prevenzione che si gioca la nostra partita e la nostra capacità di essere aderenti ai bisogni reali delle persone. Noi abbiamo in questo momento alcune specialità, ma tenderemo sempre di più ad allargarne i contenuti. Da qui a breve, grazie anche ad una donazione che abbiamo ricevuto recentemente per un premio che ci è stato riconosciuto proprio per questa attività di prossimità che svolgiamo, potremo portare anche un'attività specialistica di oculistica. Questa è una cosa, alla quale, aspiriamo con convinzione, perché pensiamo che anche la prevenzione, per esempio, del glaucoma debba essere presa in considerazione. La gente non deve avere barriere, deve potervi accedere con semplicità, con serenità, senza creare, ostacoli o barriere che in qualche modo distraggono poi l'attenzione e la concentrazione su questo genere di attività.